Spinning Song, un brano a pagina 38 e 39 del terzo fascicolo di Aaron. Allora, questo è un brano abbastanza complesso, è lungo e è diviso in tante parti anche diverse fra di loro. Ci sono delle parti anche abbastanza interessanti e un pochino complicate. Per questo, per evitare di fare un video lunghissimo, ho preferito dividerlo in tre parti. Quindi una prima parte, cioè questa, dove parlerò soltanto della mano destra, un altro video dove parlerò solo della mano sinistra e poi un terzo video ancora dove le due mani suoneranno insieme. Prima di tutto, cosa dobbiamo osservare? Abbiamo un bemolle all'inizio del pentagramma. Ormai abbiamo imparato, sappiamo che un bemolle ci dice che tutte le volte che noi troviamo il Si, dovunque si trovi sulla tastiera e per la destra e per la sinistra, non dobbiamo suonare il tasto bianco, ma dobbiamo suonare il tasto nero a sinistra. Quindi non il Si naturale, ma il Si bemolle, appunto. Un'altra cosa da guardare con attenzione è vedere ogni volta che le note sono legate fra di loro. E qui succede abbastanza spesso. Fra queste due battute, per esempio, noi abbiamo la mano destra che suona qua un La e un Fa. Io inizio a leggere le note sempre da quella più in basso, cioè quella più a sinistra, e poi quella più in alto, cioè più a destra. La e Fa, che sono tutte e due legate al La e Fa della battuta successiva. Quindi cosa vuol dire? Che io suonerò queste due note e terrò i tasti abbassati, quindi prolungherò il suono quando arriveranno queste due note, non le suono nuovamente. Questa è una cosa che ormai abbiamo imparato, è sempre così. Le note legate diventano una nota sola, premo il tasto quando c'è la prima nota e poi lo mantengo premuto quando arriva la seconda. Succede la stessa cosa anche con questo accordo, La, Do, Fa, dove le legature vanno a capo al secondo rigo e si legano al La, Do, Fa, che c'è all'inizio appunto del secondo rigo. Altre note legate qui, uguali a queste, e altre note legate qua, uguali all'accordo che abbiamo già visto. Nei primi due righi abbiamo 10 battute e la mano destra inizia a suonare dalla terza battuta, perché nelle prime due battute c'è soltanto una piccola introduzione che deve fare la mano sinistra da sola. Per cui adesso suono questi due righi solo con la mano destra, quindi 8 battute in pratica, inizio dalla terza. Questi erano i due righi iniziali, cioè le prime 10 battute, 8 per la mano destra. Allora, intanto, un piccolo spostamento che mi conviene fare tra la terza e la quarta battuta, cioè tra le prime due che deve suonare la mano destra, per passare a delle note che stanno un po' più in alto e che mi conviene suonare in questo modo. Lo faccio a rallentatore per far vedere lo spostamento della mano. Io suono il La e il Fa con 1 e 5. Dopo la legatura mi sposto 1 e 4 su Do e Sol, in maniera che per suonare poi La e Fa io ho tranquillamente il 3 e il 5. Questa è la soluzione più comoda, dove si fanno meno spostamenti e le dita in pratica sono già pronte. Appena la mano si muove, le dita sono subito pronte per suonare le note successive. Anche questo si ripete più volte. Si ripete nel primo rigo e anche nel secondo. Abbiamo poi due accordi. Questo La, Do, Fa, che viene seguito da un Si bemolle, Do, Mi, e poi ritorna La, Do, Fa. Mi conviene allenare per qualche secondo la mano a ripetere
questi accordi uno dopo l'altro in maniera da farle imparare qual è il movimento corretto. Anche qui il movimento è veramente minimo, mi basta andare un po' all'interno dei tasti neri per fare in modo che il pollice possa suonare senza difficoltà il Si bemolle. La Do Fa, Si Do Mi e di nuovo La Do Fa. Anche questo succede per due volte in questo piccolo pezzetto. E poi questa parte viene ripetuta. Se andiamo avanti, vediamo una piccola parte di quattro battute che viene ripetuta due volte. Lo capisco perché ho qua e qua il segno del ritornello, cioè due stanghette, una più grossa e una più sottile, con i due puntini al centro del pentagramma. E a questo segno fa poi riferimento quest'altro segno, per cui io suonerò queste quattro battute, vedo il segno del ritornello e riprendo per suonare la seconda volta queste battute, con questa piccola cosa, questa piccola differenza. Io mi accorgo che qua, questa battuta, ha questo piccolo riquadro sopra con scritto 1 e la battuta successiva ha un riquadro molto simile con scritto 2. Cosa vuol dire? In questa maniera il compositore mi dice: attenzione, la prima volta che suoni questo pezzetto, suona questa battuta qua. Quindi io suono 1, 2, 3, 4 battute. Quando poi ritorni, la seconda volta salta questa battuta e da qui passa alla battuta con scritto sopra il numero 2. Suono questa la prima volta, ma non la seconda. La seconda, dopo aver suonato queste tre battute, andrò a quella dopo il segno del ritornello. E infatti, uno suona la prima volta, due suona la seconda volta. Quindi ho questa scritta poco ritardando, cioè rallenta un pochino qui. Aspetta, non andare alla stessa velocità che hai avuto fino a quel momento, rallenta un attimo perché sta per succedere qualcosa e quindi si crea un momento di attesa e poi di nuovo qua riprendi a tempo, cioè qui puoi ritornare alla velocità che avevi prima. Perché cosa succede? Da questo punto in avanti, nelle 8 battute che vengono dopo, la mano destra ripete esattamente quello che ha fatto nelle prime 8 battute. Quindi suono questa parte con il rigo numero 3 e 4. Ah, un'altra cosa. Devo vedere con attenzione che qua la mano destra, nelle prime 2 battute, ha prima una pausa e poi delle note. Pausa, note, eccetera. Ora, con la mano destra da sola non si sentirà molto questo effetto, ma quando ci sarà anche la mano sinistra a suonare insieme a lei, si sentirà quasi una specie di andamento a singhiozzo, perché la sinistra partirà suonando con questa battuta, ma la destra partirà un po' in ritardo e la destra suonerà una volta no, una volta sì, una volta no, una volta sì, insieme alla sinistra. Ecco che quindi avrà questo effetto un pochino di singhiozzo. Fatto attenzione alla diteggiatura perché io ho dovuto usare abbastanza spesso i tasti neri. Qua io ho suonato un Fa con un La bemolle, un Fa diesis con il La che poi è tornato naturale, quindi sul tasto bianco. Qui io ho il Sol e
e il Si, che mi devo ricordare che è sul tasto nero perché è bemolle, e poi di nuovo il Si bemolle con il Re, qua di nuovo il Sol con il Si bemolle, e in questa battuta un B4 accanto al Si che mi dice: attenzione, qua non suonare il Si sul tasto nero, ma in questo caso, in questa occasione, suonalo sul tasto bianco, perché appunto il B4 annulla l'effetto del bemolle che è scritto all'inizio del pentagramma. Quindi la diteggiatura scritta qua sul libro è veramente in questo caso molto buona, e io l'ho seguita proprio passo dopo passo, perché secondo me è veramente quella più comoda per suonare questa piccola parte. Ripeto ancora solo queste quattro note, senza la ripetizione, ma solo queste quattro battute, scusate, per mostrare nuovamente la diteggiatura. Lo faccio un pochino più lentamente. Qui c'è l'accordo dove devo suonare il Si naturale, il tasto bianco. Ecco che da qui in avanti le otto battute successive erano uguali alla prima parte. Andiamo avanti. Abbiamo a questo punto, per due righe e per una prima parte nella pagina successiva, la mano destra che suona soltanto un accompagnamento. E lo capisco perché ripete molto spesso sempre le stesse note. Qui abbiamo un Mi bemolle insieme al Fa che viene ripetuto 8 volte, poi altre 8 volte un Re con il Fa, ritorna il Mi bemolle con il Fa per 8 volte, poi di nuovo Re Fa. Insomma, le note si ripetono in maniera un po' monotona, quindi è chiaro che la parte principale non può essere questa, perché sarebbe troppo ripetitiva e un po' noiosa. Inoltre, questa piccola frase, marcato il canto, vuol dire: attenzione, fai sentire bene la parte cantata, cioè la parte principale, la melodia più importante. E mi fa capire, anche perché qui ci sono le legature che mi indicano queste frasi, che la parte importante in questo caso passa alla mano sinistra. Per cui sentiremo bene questa parte quando ci sarà il secondo video, appunto, con la mano sinistra da sola, oppure con le due mani insieme. Ora sarà una cosa abbastanza monotona, perché si ripeteranno per gruppi di 8 volte sempre le stesse note. Ci sono altri accordi, un Do, un Re e un Fa diesis. Da questo punto, poi la cosa sarà più chiara sentendo le due mani insieme. La mano destra imita la melodia che la sinistra ha suonato poco prima. Da qui in avanti, dopo le prime 4 battute di questo primo rigo, è la destra che ritorna a suonare la parte importante. Quindi, da questo punto fino a praticamente qui, o sì, fino a fine di questo secondo rigo, la destra ritorna a avere il ruolo fondamentale. Thank you.
Bene, questi erano quattro righi, gli ultimi due righi della prima pagina e i primi due righi della seconda pagina. A questo punto noi abbiamo questa sezione finale con le battute del terzo rigo che ripetono esattamente quello che è successo nei primi due righi della prima pagina. È vero che qui le battute sono soltanto 6, mentre qui erano 10, ma noi dobbiamo vedere che queste quattro battute vengono ripetute. Quindi, come d'altronde qua, non c'era il segno della ripetizione, ma abbiamo visto che la destra suonava in pratica due volte una frase esattamente uguale. La frase esattamente uguale qui è scritta una volta sola. E con il segno del ritornello il compositore mi dice: guarda, suona queste quattro battute, poi le ripeti e poi può andare avanti. Quindi un rigo dove ripetiamo esattamente ciò che accade nei primi due righi della prima pagina. Ancora quattro battute con il ritornello, come abbiamo avuto sempre nella prima pagina, con la stessa indicazione. La prima volta suonerai questa battuta, la seconda, questa battuta la salterai per andare direttamente a questa. E sentiremo che anche in questo caso, come nella prima pagina, si ripete nuovamente il tema, la melodia principale. L'unico cambiamento, dove dovremo stare un po' più attenti, sarà nella finale, nell'ultimo rigo, perché ovviamente essendo la conclusione di tutto il brano, non potrà ripetere sempre perfettamente allo stesso modo ciò che è accaduto prima, ma ci sarà una piccola modifica e le note, sentiremo, andranno a concludere definitivamente. Abbiamo qua delle legature che riguardano addirittura tre battute, per cui io suonerò questo La e Fa una volta e basta. Terrò i tasti premuti fino a che sentirò ancora un pochino di suono, poi il suono andrà sfumando, non lo sentirò più e li potrò sollevare. Quindi a questo punto, facendo tutte le ripetizioni esattamente come sono scritte, riprendo da questo punto, perché chiaramente qui la mano destra ha soltanto due pause, da questa parte, da questo punto qua, suono l'ultima parte e arriverò fino in fondo alla conclusione, ovviamente solo con la mano destra. Ecco, quindi l'unica differenza, l'unica variazione che mi fa capire che sto concludendo, oltre alla nota che rimane fino alla fine, fino a che il suono non è sfumato completamente, è in queste due battute dove si sente questa piccola ripetizione che vi ripeto. Ripeto l'ultimo rigo proprio perché è importante, dato che contiene la conclusione. Il suono sfuma. E questo è tutto per quello che riguarda la mano destra in Spinning Song.